scommessa sulla Lombardia. Siccome anch'io sono una di quelle come Rossi che nelle settimane precedenti, nei giorni precedenti al tentato accordo, ero favorevole per un accordo anche in Lombardia, vorrei puntualizzare, siccome tu sai come funzionano queste cose, che poi c'è la dinamica dei territori. Più di una volta noi abbiamo sostenuto, io lo sostengo ancora, che la questione politiche nazionali e quelle locali sono due cose differenti. Questa era la ragione per cui si poteva fare l'accordo, secondo me, ma è anche la ragione per cui alcune volte l'accordo non si rende possibile, perché i territori in quel caso pensano che questo non sia opportuno. Io rimango della mia idea, che è la stessa di Rossi, però nello stesso tempo non è che liberi uguali non hanno fatto l'accordo. Quel territorio e il partito e i partiti che compongono la lista in Lombardia hanno ritenuto che non ci fossero le condizioni, motivandole così. La lista e l'appoggio a Gori avrebbe senso se noi gli portiamo i voti. Noi gli porteremmo i voti se siamo credibili con gli elettori. Pensiamo di non essere credibili se facciamo l'accordo. Non è quello che pensavo io, però diamo la lettura giusta. Al netto di questa premessa, vorrei rifuntualizzare, perché sicuramente non tutti, la mattina a quest'ora se la sono letta quella intervista, non voglio interpretare D'Alema, vorrei stare alla politica e spero che quelli del PD siano un pochino, come dire, meno opponenti rispetto a Romano, ma Romano ha il tipico atteggiamento degli ex dalemiani, quando uno sta un ex dalemiano poi diventa sempre così, però non va bene, ma succede, C'è succede. una riunione di ex partigiani. Ti Succede. ricordi quando No, combattevamo contro i tedeschi? no, Ta, 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 no, ta. no, ho No, notato ma sembra questa certo. cosa, cioè Sì. quelli più, come dire, rigidi con D'Alema sono quasi stati No, tutti ex dalemiani, una cosa è ho nota. detto anche che li Forse voglio D'Alema, bene, dice. forse non ha saputo scegliersi, come dire, i propri seguaci È precedentemente, probabile. non lo so quale sia il difetto, magari Adesso sì, me lo dici tu, adesso non invece lo sì. Adesso li ha so, non lo scelti i so, non buoni, sta a dice. me, era una battuta e voleva alleggerire il tono e ora Certo. stiamo alla politica. Che cosa viene detto in quell'intervista? Viene ribadito la scelta fatta da me o da altri di uscire per cercare di arginare la perdita dei voti del PD. In queste settimane si dimostra, lo dimostrano sondaggi, non lo voglio dire io, perché la cosa mi dispiace, che il PD sta continuando a perdere voti. Quei voti noi avevamo immaginato di poter immagazzinarli noi per tenerli nell'ambito e nella sfera del centro-sinistra. Questa operazione ci sta riuscendo parzialmente, in parte sì, in parte no, perché vanno al Movimento 5 Stelle, questo soprattutto al Sud. Guardiamo le cose come stanno. Questa operazione di stare fuori per prendere voti che usciva dal PD e tenerli nel centro-sinistra era accompagnata da un'altra operazione, dall'appello che noi facemmo, Romano, prima che metteste le fiducie alla legge elettorale, introduciamo il voto disgiunto. Quello ci permette di non stare insieme perché insieme non saremmo credibili, caso Lombardia, e quindi quelli che non vogliono votare PD non votano neanche noi. Cioè non riusciamo noi a portare i voti al PD se non stiamo fuori dal PD, o meglio al centro-sinistra, ma nello stesso tempo non ci facciamo quello che dicevi tu alla fine, una competizione impropria nei colleghi, perché il voto disgiunto avrebbe permesso, tra l'altro, di scegliere meglio il candidato, di fare una differenza tra candidato e partito, di tenere insieme la parte maggioritaria e la parte proporzionale, forse anche rispettando più la volontà dell'elettore. La risposta a quell'appello fatto da Speranza direttamente a Renzi, Renzi fermati, vieni, sono disposto, sono qui, parliamone, è stata la non risposta e le 5 fiducie. Oggi dobbiamo prendere atto del disastro compiuto, perché abbiamo una legge elettorale che avvantaggia il centrodestra, un centrodestra che non riesce a arginare quello che viene oggi sui giornali considerato un pericolo, che è l'avanzata del Movimento 5 Stelle, viene considerato agli osservatori italiani, viene considerato dagli osservatori internazionali. Se non ne stiamo attenti con questo tipo di giudizio, secondo me il Movimento 5 Stelle viene ulteriormente avvantaggiato, ma questo è un mio parere, una parentesi che chiudo, e quindi forse quell'intervista significa un'altra cosa, l'ultimo elemento. Io, Romano, penso che l'ambizione sia un elemento giusto e opportuno in politica. Ora però che uno pensi che il PD, data il 23%, riesca a avere la maggioranza per fare un governo o ad essere il primo partito che i grillini hanno quei numeri, mi pare un po' non ambizioso, ma volersi coprire gli occhi. D'Alema che cosa dice? Guardate che se l'idea vostra, una legge elettorale che avvantaggia il centrodestra, era di fare un governo Berlusconi-Renzi,
su stile Germania, forse non bastano nemmeno i numeri di Berlusconi e Renzi. Ecco, fermiamoci qua. Se l'idea era quella di fare un governo di larghe intese, forse non bastano i numeri per fare nessun governo. E quindi che cosa succede se non c'è nessun governo? Perché entra la legge elettorale. No, ma arriva, guarda, vedi come sei, cerchiamo di mettere le cose in fila. Ripeto, secondo me dobbiamo istituire una terapia per gli ex D'Alema. Ma no, con un lavoro anche un grado per la lei ha proposto il ministero per la solitudine. Che riesce a tirare fuori il problema. Però fermiamoci. L'ultima frase. Se non si fa un governo, ci sarà un governo del Presidente per fare una legge elettorale decente di un governo a questo Paese. Noi siamo a disposizione. Posso fare una battuta? Era come quando D'Alema disse, se vince il no al referendum, in sei mesi facciamo le riforme. Mentre tutto questo accade, mentre si discute, mentre il PD...